Salve a tutti signore e signori e bentornati in un altro video sul canale di Alex UX. Non so esattamente come cominciare questo video, non so neanche... Devo mettere a posto le luci perché è un bel po' che non registro. Non so neanche come impostarlo, non so cosa dire di tutto questo video. È una cosa che sento di dover fare perché devo delle spiegazioni alla gente che mi segue su YouTube. Sono quasi letteralmente un anno che sono sparito da questa piattaforma per una serie di motivi, fondamentalmente perché il mio vecchio lavoro oramai mi toglieva troppo tanto di quel tempo che non riuscivo più a fare niente, e quei pochi momenti che avevo di libertà me li prendevo per me o per portare avanti quest'altro progetto di cui parlerò. Tra l'altro, questo è un video di informazione, quindi se volete, se siete venuti qua per idee, per tagliarvi, per fare cose da fare, non serve, vado via, smarmellare tutto, non sono qui per questo. Sono stato molto attivo su Twitch, ma neanche troppo, proprio per causa del lavoro, del mio vecchio lavoro. Partiamo dal presupposto che nel mio vecchio lavoro tante volte mi svegliavo alle 6, uscivo di casa, andavo a lavorare, attaccavo alle 7, tornavo a casa alle 22. Perché sì, c'era l'emergenza, avevano bisogno di me, finché non mi sono cagato il cazzo fondamentalmente, perché non è così che si trattano i dipendenti. Ma non sono qui per parlare di loro, anche perché potrebbero denunziarmi. Vi basti sapere che quest'anno ci doveva essere come grande ritorno su YouTube una mia serie di vlog dove vi avrei fatto vedere il mio andare in vacanza. Che però non c'è stata perché io non ho avuto le ferie quest'anno. Il mio vecchio posto di lavoro mi dava una settimana di ferie all'anno e io gli ho chieste due, una per andare in ferie con Mattia e una per andare in ferie con i miei amici. Gliele ho chieste a febbraio, mi sembra, una a febbraio e l'altra a marzo, o una a gennaio e una a febbraio, comunque a un mese di distanza una dall'altra, e non mi è stata garantita nessuna delle due. In teoria io adesso sto in ferie, adesso non c'è nessuno dei miei amici che va in ferie, e in realtà sto in ferie perché poi me ne andrò. Mi vedete un pochino cambiato proprio per questo, perché questa esperienza che ho avuto in questi due anni praticamente che lavoro lì mi ha cambiato drasticamente. Sono stato costretto a fare le cose che non volevo fare, però ho detto vabbè, è una cosa carina, ci provo. Ma non è questo di cui voglio parlare. Quello di cui voglio parlare oggi è: sono tornato, più o meno tornerò a fare video divertenti, video interessanti, qualsiasi tipo di video fondamentalmente, dalle storie al corso di romano che mi state chiedendo in tanti. Tra l'altro, grazie a chi si iscrive a questo canale per il corso di romano, siamo arrivati a 187 iscritti solo grazie al corso di romano. Perché quando ho smesso di fare YouTube eravamo a 150, ho preso 37 iscritti facendo niente. Grazie, è incredibile. Poi vorrei portare qualcos'altro, qualcosa di diverso, magari qualcosa insieme ai miei amici. Io ho comprato un sacco di giochi da tavolo, vorrei fare un po' come quelle cose che fanno gli Smosh, perché si sa che tante cose che prendo io dal mio canale sono cose prese da altri canali. E niente, di base vorrei essere un pochino più attivo su questo canale. Lo so che l'ho detto altre volte, ma questa volta sono serio, perché ho tanto tempo a disposizione, tanto tempo a disposizione che devo dividere tra il canale YouTube, il canale Twitch e il progetto musicale. Perché tanti di voi lo sanno, perché la maggior parte delle persone che seguono questo canale sono amici miei, ma sto registrando un CD. La mia prima canzone l'ho cantata live a Piazza Ancomarsio d'Ostia davanti alla piazza piena. Non so quante persone c'erano, più o meno, ma comunque e c'erano tante persone, e è stato un bel successo, la gente è piaciuta. Vorrei condividere sul canale a breve qualcosina anche su quello, e più che altro devo aspettare perché voglio fare un videoclip con i Controcoglioni. Nel frattempo quella che sentite sottofondo probabilmente è la mia canzone, però la versione strumentale, e la versione con le parole poi ve la condividerò forse in un canale che ci sarà, cioè non lo so. Potete vedere anche tra l'altro i miei tatuaggi bellissimi che mi sono fatto in questo periodo di assenza. Non per niente, ma perché ho scoperto nel tatuaggio una valvola di sfogo, si può dire, un qualcosa da
un modo per, come dire, riempire il mio corpo con cose che mi ricordano di cose. Poi magari farò un video sulle storie per ogni tatuaggio che ho, e magari farò un altro video quando mi andrò a fare il prossimo tatuaggio. Nel frattempo voglio ricordarvi che sarò attivo su Twitch tutti i giorni, o dalle 4 alle 7 o dalle 4 alle 6, non lo so, dipende quanto mi piace starci, o dalle 22 a mezzanotte o all'una, non lo so, dipende quanto ci voglio stare. Venite a seguirmi lì perché faccio tante cose carine, faccio tante... Le live sono qualcosa di stupendo, ragazzi, conoscere gente nuova, parlare dei nostri problemi, parlare delle nostre passioni, è veramente qualcosa di interessante, dovreste venire. E niente, grazie a tutti per seguire il mio canale, anche se non ci sono stato granché. Vi prometto che porterò altri contenuti, proprio adesso volevo registrare qualcosina. E niente, grazie per esserci e grazie per esserci sempre. Non vi chiamerò più signore e signori perché quella è una parte del mio canale passato e pensavo di cambiare totalmente chiamandovi semplicemente Boys, come chiamo tutti quelli con cui interagisco su Twitch. Ora, se mi volete scusare, fra circa 20 minuti sono in live su Twitch, quindi Boys, io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata di Qualsiasi Cosa Faccia. Ci vediamo, Boys, vi voglio bene.